Canosa di Puglia, terra di uliveti, di vigneti, di alberi. L'albero è il simbolo della vita. Vediamo alberi sempreverdi, ma vediamo anche alberi dove le foglie appassite d'autunno sono cadute. Le stagioni, il ciclo della vita. Le foglie cadono, passa il tempo, ma qui in questa casa pare che il tempo si sia fermato con una nonna longeva, longeva di ben 104 anni, Fiore Lucia, che ci svelerà il segreto della sua vita ed è un patrimonio storico perché rappresenta un secolo di vita del Novecento. Incontriamo Fiore Lucia. Nonna Lucia, la candela della vita, appartiene alla candelora, alla canalora, o nel Giorgione, a Bernardo di Sanfone. Infatti c'è San Biagio, la candela, simbolo della vita. Lo tiene in mano nonna Lucia e soffia per spegnere la candela. Buon compleanno. Grazie. Era l'8 febbraio. Non è aperta ancora la foto. Era l'8 febbraio del 1913. 1913. 104 anni. Io avevo la vicina di San Zanè. Sì. Guarda la signore. La vicina di San Zanè. Sono ricordo tua madre si ricorda, Zanzaro il poverito, 104 anni di nonna Lucia, e come vi sentite con questa età? Normale, avete piacere? Okay. Mi sono alzata adesso. Lo so, giusto. Sono alzata, ho fatto la contralto. No, il poverino. La contralto, Allora, sta ancora. Aspetta, sei andata tranquilla. Bicchiere d'acqua. Sì, qua sì, vedo una foto, ma di Giove. Ti è andata qua, una volta, sì. Una bella prima. Mi ricordo quanto andai a fare con la fotografia a Milano. A Milano? Avete lavorato a Milano, sì. All'ufficio, laboratorio tessile? Sì. A Cusin? Sì, ma la ditta di Vitalone. La ditta di Vitalone, a cucire? A cucire impermeabile. Ah, impermeabile. Quindi ho fatto più corto e più lungo. Quindi è una nonna che ha conosciuto l'Italia, da Milano. La ditta di Vitalone. E lei fece questa foto, dice, se lo ricorda, no? E noi c'erano le ricette, c'erano lì. Ah, vedete, che era un lungo più corto, che un lungo più lungo. Impermeabile. Insomma, sono lavorato abbastanza. E la vostra, il vostro cibo? Sono abbastanza. A mangiare, sì. qual è le cose buone che ritengono? Mangiare normale? Sì. Mangiare un po'. Qual è la cosa che vi piace di più a mangiare? No. Compagnia, sì. Quando sono a Milano, il sabato ce ne andiamo. I cupiti? Così mi sembra poco. Una bella focaccia! La della gendarma in campagna andata a mandare. Non detto non è di tasca. Ecco la figlia, vediamo la signora, la figlia Sabina, no? La figlia Sabina qua. State in compagnia in famiglia. No, tutti i figli. Quanti figli? Quanti figli avete? Quanti figli hai? Quanti figli hai? Quanti figli tieni? Ma per andare in calo. Quanti altri hai? È andato da sé. Sento, bene, no, non devi per niente. Ah, non ne hai, ma? Ah, che per niente. Ah, tuo figlio. Ma io hai la figlia. No, ma... Per me scherzo, cazzo. Ma vuoi malvando, nascono una nuova legge. Io tengo tre maschi e tengo figli, a come lo porto? Come signore? Sono contento che io sono due figli, mi vogliono bene, non per altro. Ecco, sentire l'affetto dei figli, della famiglia, che vogliono bene, aiuta a vivere. Una persona che mi tengo su.
Si dorme fino a quando te lo sono. Se dorme. Lo faccio dormire da quando c'ha sonno. È giusto. Sono c'è già da te. Sono aperto la dorme. Ah, avete visto due guerre? Dove stiamo? E avete dico un buono a questo mondo, quei tempi o questi tempi? Ma i tempi cambiano. È vero? Ai tempi vostri stiamo la radio, no? La stella a televisione. È vero? Ma la pece a me la ricordo, la pece. Te la ricordo, sì. Ma... avete fede nel Signore? Vi aiuta anche la preghiera? Sì. A chi vi rivolgete in particolare? A quale santo? Non so bene, ma non lo bene, mi trattano. No, dico, vi rivolgete alla Madonna ogni tanto nella... La preghiera. Nella preghiera. Finché quando vai a dormire, non è che dice sempre preghiera. Che preghiere? Che preghiere? Non tanto quando vai a dormire, non dici le preghiere? Quando vai a dormire, non dici le preghiere? Come no? E qual è la preghiera che dici? La preghiera, qual è quella che dici? L'anno del pregatorio. I nostri nonni, mi ricordano, l'anno del pregatorio. Era una verità che era. Il segno della croce, il bacio è il sigillo della vita. A moneta una creccia. Allora questo è un arbusto. Com'è? Ciotimbango. A moneta una creccia. 104. Che bugia. 104. E per certo ho uscito la fotografia, passeggio. Ogni tanto ti faccio vedere le foto. Sapete qual è l'augurio? Barca a vecchio. Sì, qui abbiamo per tre foto. Ah, lui mossa ricordo, Barca a vecchio. Addio piacente. A due signorelle, nonna Lucia. Barca a vecchio. A due malettete senza lui, 105. Senza lui, cambia Ma quindi Blanca Avena senza Avena che è il compleanno. Adesso sono 104. Allora qua 105. 104 anni. 105 stai adesso. Sabina, vengono fatto le. No, va bene, te lo prendo. Ma allora, questo è un segno di vita, è un patrimonio di storia, di paese, d'Italia. Sono i nostri padri, sono le nostre nonne, le nostre madri che hanno lavorato, hanno pregato, hanno amato. Quanti nipoti avete? Nipote, io ho 3, 2, 5. Sì. Però nipoti sono... E alla scuola, sì, alla scuola, da chi ha da venire? Alla scuola? La scelta, alla scuola. La scuola, con le lei. Quando la scuola fa? Accetta la scuola? Va bene, ha finito la terza elementare. All'epoca? La terza classe non l'ho finita. Allora, all'epoca era una licenza media la terza elementare. Come ha detto la madrina allora. Quindi non ci teneva tanto la madrina. A fatica di sotto, a cui sono indagati, però avevi dato tre figli dopo di me. Però sapevo leggere e scrivere. Guarda la televisione adesso, se escono gli iscritti devi vedere tutti. Sapevo leggere. Io senza ordine. E la maestra? Di scarlo, sì. La maestra del rubo, De Rugo, che amaro via. Non è proprio il cucciolo da tanto.
La maestra la vita di... della Deruco, è fiore. Fiore, fiore, sì. Ecco, questa è storia della scuola padre, di Caretta. Mio padre era fiore Francesco. Mio padre era... Ha fatto appena. Si ha portato lì. A Gravanei lo appena. No? Ma... Allora tu mi faccio cambiare meglio il pè? Come ti faccio cambiare meglio il pè? Io faccio tempo a 4 pezzi di pè. 4 pizze di pè? Quanti io pè? 2! Deve? Deve? Allora... Non te ne fai niente. Va bene, allora facciamo un augurio di questa vita. Soprattutto perché una donna, ma è una donna bella, perché basta guardare i capelli, la capigliatura, la pettinatura, poi si è svegliata. Una volta già... sì, una volta sì. Che le panne, questo devo andare a una terra. Si faceva. Va bene, allora, augurio a nonna Lucia, nonna Lucia di Canosa di Puglia, con la sua famiglia. Fiorella, io. Fiorella Mannoia dice che sia benedetta la vita. Allora, con questo omaggio che è cantato, no, in questo mese, che sia benedetta la vita. Che sia benedetta la vita di nonna Lucia. Nonna Lucia ha i suoi 104 anni e non si dice a questo punto 100 di questi anni, ne avete superati. 104. Ho detto, ci rivediamo l'anno prossimo a San Sabino con l'età di San Sabino. Auguri a nonna Lucia, grazie. Ringraziamo Sabino Mazzarella e auguri alla vita. Auguri, grazie. Dice il canto, leviamo i calici. Leviamo i calici, ma un calice di acqua, perché l'acqua è il simbolo della vita e abbiamo appreso che nonna Lucia, Cananganoscio Sprea, dice il genito, e Beata Lei, no? Beve molta acqua durante la giornata. Ecco, idratarsi alla nostra età, all'età centenaria, e nell'acqua forse il suo segreto di vita. Allora, un augurio di un bel bicchiere d'acqua. Prego. Alla salute. A vostra. Grazie. Il sorso del bicchiere d'acqua mantiene in vita anche. Grazie. Va bene. Come volete, grazie. Salute. Dice salute a tutti. Salute. Un bicchiere d'acqua a tutti quanti. A braccetto. Perché è importante stare in piedi nella vita a 104 anni con nonna Lucia. Beh, ci facciamo una passeggiata con mezzo costo senza lei. Facciamoci una bella passeggiata, Questa. In cammino per la vita. In cammino per la vita. I passi di nonna Lucia in cammino per la vita.